Bentrovati ad una nuova edizione di Medical News, il TG della salute di Medical Excellence TV. In apertura, staminali riparano il cuore. Cellule staminali del midollo osseo sono in grado di riparare il cuore dei pazienti con insufficienza cardiaca grave, ovvero non più capace di pompare il sangue. Le staminali, una volta prelevate dal midollo del paziente, sono coltivate in provette e poi iniettate nel cuore del paziente con un intervento mini-invasivo di circa 2 ore. La sperimentazione, che finora ha coinvolto 126 pazienti, va avanti ormai da anni ed è molto promettente perché lascia intravedere un'alternativa terapeutica per pazienti dal cuore irrimediabilmente malato, che ora possono sperare solo o in un trapianto o nell'uso di dispositivi di assistenza ventricolare. Serviranno studi su una casistica più ampia per verificare se la terapia migliora le capacità del cuore di pompare il sangue, ma questi risultati suggeriscono che la terapia cellulare possa davvero funzionare. La paleodieta o dieta delle caverne, che si rifà al regime alimentare adottato dai nostri antenati, potrebbe essere un'alleata per le donne in menopausa, in particolare obese, quando questo regime alimentare è a base di carne magra, pesce, uova, verdure, frutta, noci e frutti di bosco, con semi di colza, olio d'oliva, avogado come grassi aggiuntivi, escludendo però latticini, cereali, sale, grassi e zuccheri raffinati, può aiutare a perdere peso, in particolare a livello addominale, migliorare i valori di acidi grassi e ridurre anche il rischio di diabete e malattie cardiovascolari. Per arrivare a questa conclusione è stato svolto un esperimento su 70 donne in menopausa obese. Dei risultati è emerso che la dieta paleolitica può avere benefici a lungo termine sui disturbi correlati all'obesità, tra cui la riduzione del rischio di diabete e malattie cardiovascolari. E cambiamo argomento. Emicrania e shiatsu. L'emicrania cervicale, reumatismi, colpo della strega, ma anche ansia e insonnia. Sono migliaia gli italiani che utilizzano lo shiatsu per affrontare problemi simili. Tanto che con circa 5.000 operatori e 200.000 persone che ne ricevono trattamenti, questa disciplina dagli anni 50 ad oggi continua a diffondersi in modo capillare in tutta Italia. Nata in Giappone, è basata sul principio del mantenere l'organismo in equilibrio dal punto di vista fisico e psichico. Questa arte della salute ha molte applicazioni anche in clinica e in ospedale, ad esempio viene utilizzata con successo nell'ambito delle cure palliative presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e per i comportamenti del disturbo alimentare presso l'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Antibiotici prescritti di più alle donne. Le donne assumono più antibiotici rispetto agli uomini, infatti ricevono più ricette per questi farmaci. In media hanno una probabilità che gli venga prescritto uno di questi farmaci maggiore del 27% rispetto a quella degli uomini. Si tratta di un'analisi di dati estrapolati da 11 studi condotti in vari paesi, tra cui l'Italia, e relativi a un totale di oltre 44 milioni di individui. Gli antibiotici con maggiori differenze di genere nelle prescrizioni sono le cefalosporine e i macrolidi, comunemente usati per infezione delle vie respiratorie. Invece risultano equamente prescritti ai due sessi i chinoloni, usati per infezione delle vie urinarie. Dati epidemiologici relativi a frequenza di malattie infettive non possono giustificare queste marcate differenze di genere nelle prescrizioni di antibiotici. Probabilmente sono in gioco fattori sociali e comportamentali. E questa è la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi, vi diamo appuntamento ad una nuova edizione aggiornata. Ma nell'attesa potete seguirci nel nostro portale web di Benessere e Salute all'indirizzo che trovate alle mie spalle. Alla prossima!